Salut Sphinx! Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in live su Modesto 87, inizia la live pomeridiana. Oggi iniziamo la carriera sfide, questa nuova modalità che c'è su F1 24. Dice, buonasera. Buonasera Stefano, buonasera a tutti coloro che sono Luca collegati, ci stanno guardando. Dice, iscrivetevi alla ruota. Buongiorno Luca, iscrivetevi alla ruota perché oggi alle 4 la giriamo, quindi approfittatene, magari uno di voi vincerà la PlayStation, chi lo sa. Proviamoci, ci provo anch'io, sarebbe fantastico. Intanto andiamo a vedere subito la schermata che voglio farvi vedere, che è la nuova modalità che c'è in questo momento. Punto esclamativo ruota, scrivete in chat per segnarvi. Allora, eccoci qua.
F1 24, questa è la nuova modalità carriera che hanno fatto quest'anno, ovvero la carriera sfide. Gioca contro altre persone in un'esperienza carriera pilota. Se guadagni il maggior numero di punti, raggiungerai la vetta delle classifiche online. E la sfida termina tra 6 giorni, 22 ore, 2 minuti. Quindi praticamente è iniziato da 2 ore più o meno, da mezzogiorno. Iniziamo questa carriera sfida e vediamo cosa ci chiede. Prima cosa ci chiede: vesti i panni di Charles Leclerc e guida in alcuni dei circuiti più emozionanti del calendario F1 2024. Andiamo. Seleziona una difficoltà, seleziona. Va bene, questo è il trofeo, avanza, va bene. Noi giochiamo con esperto. Sì, troppo facile giocare facile. Andiamo con esperto. Lallo Aiuti. Sbarallo dice: buonanotte. Buonanotte. Aiuto, rilascio i box. Io non lo voglio sto aiuto. Perché c'è questo aiuto? Obbligatorio. Vabbè. Allora, devo cambiare i pulsanti perché ho notato che non va bene una cosa. Quindi attiva e disattiva il DRS. Adesso vediamo. Allora, ERS su, questo lo dissociamo, il sorpasso. Dissocia questo. Poi facciamo ERS aumenta. Dov'è? ERS aumento, mettiamo questo. ERS diminuisce, mettiamo questo. E poi il DRS. Attiva il DRS lo attiviamo con cosa lo possiamo attivare? Questo è il bilanciamento dei freni. Questa è la benzina, questo è il menu. Il Lallo DRS lo Sbarallo attiviamo con dice: ma la carriera a sfide questo. serve per platinare il gioco? La carriera sfida, non lo so, non lo so, intanto la voglio provare, quindi con cosa potrei mettere il DRS? Perché ho questo dubbio. Non so con quale pulsante mettere il DRS, perché qui c'ho aumento l'ERS, qui diminuisco l'ERS, questa è la pausa, questa è la radio, questo è il differenziale. Potrei provare a farlo con questo pulsante qua, che non facciamo nulla. Quindi con questo. Calesi dice: Ehi, Kale. DRS sul pedale dell'acceleratore. Certo. E andiamo via così. Vabbè, l'ho fatto, dai. Metto qua, speriamo di ricordarcelo. Che quest'anno è diverso. L'hai comprato il gioco, Kale? Impostazioni audio vanno bene queste. Questo non ci. Conferma impostazioni. Iniziamo. Una carriera sfida è composta da un certo numero di episodi. Ognuno contiene una serie di weekend di gara. Quando un episodio è disponibile, puoi partecipare alle gare quante volte vuoi per ottenere il punteggio migliore. Episodi conclusi. Quando si conclude un episodio, il tuo punteggio verrà registrato e passerai all'episodio successivo. Va bene, dai, andiamo con il primo episodio. Charles Leclerc. Calesi dice: purtroppo sì. Lo so. Però ti posso dire che se riesci a non far attivare quell'aiuto che hanno messo, che non so che tipo di aiuto è, che praticamente ti blocca l'anteriore, ti fa avere tanto grip e la macchina ti parte. Se riesci a guidare dolcemente col volante, si può fare col pad un po' meno. Ti dirò che la guida è molto bella. Solo che c'è questa cosa, devi stare attento a non attivarlo. Andiamo all'Albert Park. Febbraio. Ah, è proprio una carriera a tutti gli effetti questa. Messaggi. Frédéric Vasseur, si parte. Niente batte l'inizio di un nuovo anno in F1. Tra te e Carlos, sono certo che avremo una stagione fantastica. La mia porta è sempre aperta se ti dovesse servire qualcosa. Saluti, Frédéric Vasseur, team principal. Poi c'è Alex. Ehi là, volevo parlarti velocemente del tuo team di specialisti. Più lavori con loro, più vantaggi otterremo per un'attività fondamentale come la nostra ricerca e sviluppo.
Ogni specialista offrirà vantaggi in aree di sviluppo differenti, ma per darti un'idea della loro importanza, ecco alcune delle cose che saranno in grado di fare per noi. Limitare il rischio di fallimento degli aggiornamenti, ridurre i costi degli aggiornamenti, accelerare i tempi di sviluppo, incrementare i punti risorsa. Assicurati di tenere d'occhio i loro obiettivi tra una gara e l'altra. È il momento di trasformare quest'auto in un'astronave, Alex. Va bene, dai. Per ora non obiettivo disponibile. Allora, specialista su produzione. Weekend di gara. Obiettivo disponibile. Weekend di gara oppure salta, simula 360. No. Weekend di gara. Andiamo col primo obiettivo. Ciao, oi 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 oi, benvenuto, grazie per il follow. Dettagli pilota. Queste sono tutte le caratteristiche di Charles Leclerc. Rivali, che abbiamo? Ma parliamo di ricerca e sviluppo. La ricerca e lo sviluppo sono forse l'aspetto più importante della Formula 1. Io e te lavoreremo insieme per migliorare le prestazioni della vettura. Per farlo dovrai investire nei potenziamenti in quattro aree di sviluppo. Qui Lallo puoi Sbaraglio visualizzare una panoramica dice dei reparti e quanti potenziamenti sono attualmente applicati in ciascuno di essi. Selezionando uno di questi, accederai al rispettivo albero tecnologico. Okay. Per sviluppare i potenziamenti avrai il tuo account punti risorsa dedicato a te come pilota. Lo avrà anche la persona che fa parte della tua stessa scuderia. Puoi visualizzare i tuoi punti risorsa attuali qui nel profilo utente. I punti si guadagnano passivamente ogni settimana e potrai guadagnarne di più man mano che il tuo apprezzamento aumenta. Ho capito. Puoi anche guadagnare punti con i programmi di prova. Beh, lo sai quanto mi piace raccogliere dei dati concreti. Lo so. Infine, questo grafico mostra le prestazioni estrapolate da ciascun reparto in base al numero dei potenziamenti applicati. Puoi anche visualizzare il potenziale massimo di ciascun reparto in base ai potenziamenti rimasti. Ti aiuteranno a capire a che punto siamo e fin dove Beppe possiamo spingerci. Dice. Ciao. Ciao Beppe. Allora, andiamo a potenziare. Cosa ci chiede Sainz di potenziare? Dice. MR Destructoid 1 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 MR Destructoid 1. Grazie per i 7 bit. SPHYNX dice. Enfin ci est le nuovo Formula 1 2024. Eh sì. Qui siamo primi e qui invece siamo più indietro. Allora, miglioriamo questo, ne abbiamo bisogno. Quindi lui ci chiede di migliorare questo. Probabilità di guasto. Però sia giusto, quindi. Io direi, spendiamo meno. Andiamo a fare questo. Grazie Carlos per il suggerimento. Classifica, siamo tutti alla pari. Rivali non ne abbiamo per il momento. Abbiamo solo il nostro compagno. 88 di overall. Leclerc, 88 di overall significa. Ok. Specialisti non ce ne sono per ora. Messaggi, carriera sfide. Ok. Andiamo a battere tutti e vediamo di piazzarci primi al mondo. Via. Buongiorno. Buongiorno. Allora, presentazione della griglia. Guardate che bella la presentazione della griglia. Se parte. Eccola qua, ci sono tutti i piloti. Ma soprattutto la cosa bella da notare è che Tsunoda è alto quanto gli altri piloti, cosa abbastanza insolita. Guardate, tu sai cos'è uno scenario nel quarto RS? Com'è? Luca Iannicelli. Sai che cos'è uno scenario vero nel reparto RS? SPHYNX. Sarà carriera a tutti dice gli effetti. 2024 Raffaele. Il trofeo dice di completare un intero scenario nello sviluppo RS. Ah, quindi devi arrivare a sviluppare tutto, o in carriera questa o nell'altra. Okay. Frederick Vasseur ci dice,
Siamo certi che l'auto sarà in ottima forma fin dall'inizio della stagione. Quindi ci aspettiamo di vederti sempre in testa o quasi. Assicurati di impegnarti con lo sviluppo dell'auto, così riusciremo a mantenere il vantaggio rispetto agli altri. Frederick Vasseur. Va bene, Vasseur. Faremo il nostro possibile. Andiamo avanti. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura in tempo per il prossimo weekend di gara. Ok. I pezzi sono arrivati. La macchina fa sempre più cagare. E noi continuiamo ad andare avanti. Vediamo, fino al 4. Abbiamo preso altre risorse. Siamo a 518. Possiamo mettere qualcos'altro a sviluppare. Lui ci suggerisce di sviluppare i cablaggi. 450. Seguiamo quello che ci chiede di fare Carlos Sainz. Io mi fido. Allora, potremmo provare a farli arrivare prima, ma tanto non abbiamo soldi, quindi non ha senso. Facciamoli arrivare dopo. E i cablaggi sono stati fatti. Andiamo avanti. Arrivano le risorse settimanali. Ma da qualche parte c'era quello che dovevamo aumentare, se non sbaglio. Inizia il Grand Prix d'Australia. Tutti i nuovi pezzi sono stati fabbricati. Verranno montati sulla vettura prima del prossimo Gran Premio. Allora. Scorri la descrizione e valutazione, non ci interessa. Non c'è più la cosa quella lì che potevi mettere le migliorie al pilota. E allora andiamo avanti, si va al weekend di gara qui all'Albert Park in Australia. Partiamo. Punto esclamativo ruota, segnatevi per la ruota. Il predestinato vince! Eccoli qua. Sainz e Leclerc arrivano al quartier generale, si siedono ognuno nei propri monitor, proprio computer, per iniziare a lavorare. Non so cosa farà Leclerc. Perché... Eccolo qua. Abbiamo messaggi. Alex. Sono Alex di nuovo. Controlla spesso i tuoi messaggi, dato che ti invierò aggiornamenti e informazioni su weekend di gara. Ora prepariamoci per la nostra prima sessione. Se hai altre domande, fammi sapere, sai dove trovarmi. Buona fortuna. Altro messaggio di Alex, vabbè, non ci interessa. Altro messaggio di Alex, non ci interessa. Altro messaggio di Alex, non ci interessa. Il meteo è sereno. Andiamo avanti, via. Non abbiamo niente da fare per ora qui. E allora partiamo con la prima gara. Prove libere, 1:30 minuti. Andiamo a... Questa non si può cambiare, purtroppo. Impostazioni. Non si può cambiare. Volevo vedere un attimo una cosa. Interfaccia su schermo. Allora. Termica. Vediamo. Display sì. Temperatura Celsius. Minimappa la mettiamo in mappa completa. Tempo delta sì. Frecce di prossimità sì. Tag pilota sì. Luci di partenza sì. Lo specchietto no. Il tempo sempre attivo. Mostra sempre di quadro obiettivo sì. Mappa termica, no. Eccolo qua, glielo dico. Ciao Collegno, allora devi andare sulle impostazioni, interfaccia su schermo e troverai in basso mappa termica. Devi disattivare quella e ti disattiva quella roba lì. E così gliel'abbiamo detto. Vamos! Possiamo andare. Scendi in pista, andiamo a fare ste prove libere. E proviamo anche st'assetto che non è ancora un assetto decente, quindi... L'abbiamo attesa a lungo, ma la nuova stagione è finalmente pronta a partire.
Prima dello spettacolo principale, però, godiamoci un momento cruciale, come le prove libere. È bello essere di nuovo in pista. Sono ancora tante le incognite prima che si accendano i riflettori. Cosa passerà per la testa dei piloti mentre si preparano per la nuova stagione? È fondamentale conoscere le condizioni del circuito e adattare la vettura in fretta. Solo dopo essere entrati in sintonia con l'auto ci si può concentrare sul tempo sul giro. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Allora, tutorial garage, non ci interessa, va bene, sì, ok. Infosessione. Andiamo a mettere l'assetto. Mettiamo l'assetto di Australia, vediamo come è fatto. Bah. Non lo so se mi piace sto assetto, lo proviamo. 53 le gomme. Salva Australia. Andiamo a provarlo. Primo programma di prova. Ci facciamo la strategia di gara. Facciamo la gestione delle gomme. Giro di lancio. Sono sempre io. Quest'anno abbiamo apportato alcune modifiche al modo in cui funziona l'ERS. Quindi d'ora in poi avremo a disposizione diverse modalità tra cui scegliere durante le gare. Provale sul DMF durante le prove libere e pensa a come potresti usarle in gara. Fra un po' torno da te per approfondire la questione. Ok. Allora, diciamo che... Cavolo. Devo ricordare... No, ho sbagliato qualcosa nell'impostazione. Infatti, questo non posso usarlo. Era questo il pulsante. Le gomme sono ancora a posto. Non si scaldano le gomme quest'anno. È una roba impressionante. Allora. Il volume è basso un po' di gioco. Come mi sembra il volume del gioco? Sulla gomma ci siamo.
Ok, test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Questa è una cosa importante. Possiamo mettere la magra, possiamo risparmiare e possiamo rientrare in box. Questo programma è stato fatto alla grande. Ma chi è? Ci hai provato. Entra nel box. Allora, devo aumentare un attimino il volume. Perché è vergognate, Vezzozzi! È vergognato, Vezzozzi. Impostazioni audio, mettiamo un po' più alto, così lo sento. Adesso sento il motore. Rientriamo in box e questo è fatto. Non l'ho attivato, attiviamo la voce anche di TikTok. Ok, questo si disattiva, questo si disattiva e si torna a correre nei panni di Charles Leclerc. Io ci sono, Magone 90 ha appena iniziato a seguirti. Ciao Magone, grazie per il follow, benvenuto. Cosa non abbiamo fatto? Ah, la traiettoria non l'abbiamo fatto, va bene. Devo fare strategia di gara. Voglio mettere sempre Magone la... dice non si vede bene la grafica. Quale grafica? Via partenza. Tutto a posto, state indietro, l'auto è pronta a scendere in pista. Eh sì, non si vede bene perché c'ho due live aperte. SPHYNX dice il est bien Rafael. Magone dice la grafica del video. Eh sì, perché ho anche la live di TikTok aperta, quindi c'è poca connessione, purtroppo sono col cellulare. Se riesci a capire qualcosa fa proprio schifo. Questa roba che è partita così la macchina. E da nulla la macchina mi è partita completamente. È Stefano. Dice. È sgranato di vede. Ok, sgranato ma si vede, va bene. È Stefano. Per ora sarà così. Dice. Ma si vede. Ok. Che rumore che fa la macchina. Il montatore non si ferma. La Ferrari. Andiamo via. La collo piatta, partiamo da 91, vediamo quanto ne funziona. Dice Raffaele Tolco e tu rifondi si passi. Yeah, thanks.
SPHYLX. Dice. ILS STDM. Vediamo. No, l'ho fatto io. Andiamo giù di le bande. Ci siamo, dai, con l'ex ci siamo. E continuiamo 6 a giro. Facciamo la traiettoria. Raffo, ma stai al Duca? Sì. Allora se vediamo martedì pomeriggio. Va bene, ti aspetto. Comunque se proprio non sei uno che non sa manco giocare non svinnerai mai su sto gioco mi sa. Oh no. Sei forte quindi è difficile. L'ultimo fatto, ultimo giro. Però nei programmi sembrano tutti facilissimi, chiaramente la macchina è poco sviluppata, quindi basta fare poco per svilupparla. Sarà sviluppatissimo, saliranno gli obiettivi, sarà difficile. Andiamo via. SPHYLX. Dice. Bravo. Andiamo al box. Siamo secondi per il momento. Di quanto ci sta battendo Verstappen? Simone Nervo. Dice. Raffaella. Allora, Simone. Simone Nervo dice come tutto bene. Simone Nervo dice provi passo gara. Sto provando i programmi. Questo è il passo gara, sì. Io l'ho fatto. Adesso dovrei solo segnarmi qua il continuo di benzina. Vediamo un po' quant'è.
La macchina sembra abbastanza buona, non mi posso lamentare. La difficoltà non sembra troppo difficile, per fortuna. Perché l'ho messo esperto, quindi è il massimo che si può mettere. Però varia da 85 a 110. Non so in base a cosa. Andiamo. Allora, con le gomme ci siamo. Pieno di serbatoio per la gara, 8,93. Simone Nervo. Mettiamo 9. Dice: io ho scaricato FS sul PC. Buono. Farming. Andiamo a fare sto giro con la traiettoria. Facciamo sto giro di lancio. Simone Nervo dice: ho scaricato un mappa da sito esterno mezza piemontese. Facciamo sta traiettoria. Oh, devo sistemare un pulsante, mi sono scordato. Attivazione e limitazione al box non deve essere quello. Simone Nervo dice: allora, da PC è un altro gioco. Comandi. Allora, limitatore ai box, dobbiamo metterlo con questo. Perfetto. Simone Nervo dice: tutte mod particolari. Pit stop manuale. Va bene così. Salva. Andiamo. Simone Nervo dice: poiché la temperatura è importantissima per le gomme, i giri di scarico dopo quelli di spinta sono fondamentali per non usurarle troppo, per non parlare della ricarica della batteria. Non posso anche non mettere. Devo fare la traiettoria, quindi non mi male. PHYMX dice: vien vien uno Formula One. A quello finito bisogna usare il differenziale, bisogna anche mettere i freni. Ho fatto la traiettoria, devo fare un altro giro. Traiettoria fatta. Possiamo rientrare ai box e fare il giro di qualifica. Voglio vedere un attimo se succede qualcosa. Questa qui o questa? In parte troppo l'anteriore, in parte il posteriore.
56. Non siamo riusciti a ottenere i dati che ci servivano. Riprovaci. Dai. Ci rimane il ritmo qualifica, facciamo tutti e tre i programmi. Abbiamo finito con le prove libere. Potrei anche iniziare a provare l'assetto. Anche se già l'assetto così non è male. Tanta roba. Allora, ritmo qualifica. Andiamo. Fatto, siamo pronti. Prontissimi, andiamo. Nessuno che ci segue dietro. Vediamo come la frenata adesso. Lallo! Sì? Sei? Sì, sto facendo gli obiettivi per sbloccare i soldi per migliorare la macchina, che devo fare un obiettivo in carriera? No, sono su F1 World, sto facendo le gare serie, poi faccio la carriera. Ieri l'ho iniziata e ho fatto Bahrain. Che carriera fai? Ho fatto la carriera pilota. Ne ho creata una con Leclerc per provare il team radio, e ho provato a ritirarmi e faceva il team radio di Francia 2022. Partiti! No, questo giro veloce. Spettacolare. Poi ho creato sempre un'altra carriera col pilota personalizzato in carriera scuderia. Esattamente primo per ora. Ho perso qualcosina. Ho perso tantissimo. Che succede? Che succede? Ok, ci siamo di nuovo nel fucsio. Barzona casi unica. Dice. Ciao Modesto. Ciao bello. Barzona casi unica. Dice. Posso entrare in vocale per parlare della parte Nesi? Per parlare? Programma completato, oh, hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa. Quindi guarda. Torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Barzona casi unica. Dice.
della parte Messico. Entra, però quando ti dico io parla, che sto registrando l'episodio per TikTok. Barzo una casa unica. Dice. Ok. Ancora mi distraggo per guardare il volante. Ho cambiato i pulsanti e mi devo abituare. Oh, non sono primo per ora, c'è Perez primo. Si può ancora migliorare. Ma per ora la macchina va benissimo. E questo l'abbiamo fatto. Allora, abbiamo tutti i programmi. No, 4 su 5. Aia, devo fare il tempo ottimale nel settore 3. Andiamo a rifarlo. Yeah. Completo, siamo pronti. Ragazzi, indietro. Formula Oway. Dice. Ciao Mode, a quanto hai settato la IA? Ne sei esperto. C'è la carriera sfide. Tutto nel settore 3. Formula Oway. Dice. Ah, ok, non ho ancora capito bene cosa sia la carriera speed e sinceramente non le avevo nemmeno mai vista. La sto provando io adesso, vediamo cos'è. È una sfida che devi fare, sono tre gran premi per entrare in classifica mondiale. Tipo le cose che facevano degli eSport. Parte via. Sbagliato.
Ok, test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Chissà se l'ho fatto il programma. Secondi al termine della sessione. E la prima mezz'ora è andata. Punto esclamativo ruota, ragazzi, segnatevi per la ruota. Intanto siamo primi nell'FP1. Non male, non male. Tanta esperienza accumulata. A giudicare da queste prove libere, ci aspetta un fantastico weekend di Formula 1. Verstappen va forte, ragazzi, con la gialla. Ma sono 12 sfide questa carriera. Vai, andiamo avanti, FP2. Abbiamo fatto tutto, quindi direi che potremmo anche prova veloce, sì. Via, via. Abbiamo già fatto tutto, quindi fine sessione 5 sarebbe questo. We have 5 seconds penalty. Oh, grazie per i 5 secondi, Stefano. Andiamo avanti. Questo è fatto. La macchina mi piace, l'assetto l'ho trovato. Adesso lo salvo. Varzona Tasi Umica dice: Modesto, ora ho da fare, appena puoi scrivimi su DS. Va bene, ti scrivo su WhatsApp, casomai. Mandami un messaggio su WhatsApp. Allora, rivedi le statistiche, per ora siamo pari contro Varzona Tasi Umica. Dice: ok. Esperienza abbiamo aumentato. Va benissimo. Andiamo a farci le qualifiche. Tentativo unico addirittura. Va bene, possiamo potenziare qualcosa. Science ci chiede. Varzona Tasi Umica dice: questo fatto, e noi lo potenziamo. Via. Andiamo in qualifica. Non ho ben capito quanti giri sono in gara. Un caloroso benvenuti a tutti dall'Albert Park di Melbourne, dove stiamo per assistere alle qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Varzona Tasi Umica. Mi sa che è breve. Dice: buon proseguimento. 25%. Grazie. Però mi diceva di mettere 8 giri di benzina. Quindi forse 5 giri. Lo consumiamo di più. Allora, l'assetto. Ok, è questo, salva, e questo ce l'abbiamo, via. Andiamo con le rosse, chiaramente. Quanta benzina abbiamo?
Andiamo. Facciamo questa prima qualifica. Finito su F1 World, adesso vado in carriera. Andando con i pulsanti ancora. SPHYNX. Oh! Dice Raffaele Estvien. Non ci credo, partirò ultimo. Porca miseria, porca miseria, ho sbagliato l'ultima curva. I pulsanti così sono veramente difficili da gestire. Vabbè, e la prima è andata così. Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita, non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Dovrò fare una rimonta di quella potente. Dietro al rivale, 2-0, va bene. Abbiamo perso il ritmo, mannaggia. 83esimo, posizione globale. Andiamo in gara, vediamo che succede in questi 5 giri. Magari cambia tutto, chi lo sa. Andiamo. Iniziamo male. Tutti questi pulsanti da schiacciare. Non sono abituato, porca miseria. Devo trovare un metodo migliore. Mesi e mesi di speculazioni svaniscono tutti oggi, mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spianerà la strada a una stagione esaltante. Benvenuti allora al primo appuntamento del campionato mondiale Formula 1 di quest'anno. Oggi gareggiamo nello stato di Victoria, dove i piloti avranno 16 curve da superare, 5.270 metri da percorrere, a una velocità media sul giro di circa 190 km orari. Una grossa vicinanza alle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci dimostra che una safety car non è del tutto fuori questione. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. E accanto a lui prende posto Sergio Perez, quindi il resto della griglia. Sainz, Russell, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Hamilton, Stroll, Albon, Bottas, Gasly, Zhou, Sergeant, Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Magnussen e Charles Leclerc completa lo schieramento di oggi. Mamma mia. I preparativi sono quasi completati. Scendiamo in pista.
Oggi a farmi compagnia in cabina c'è Davide Valsecchi. Nuova stagione al via! Tante nuove opportunità all'orizzonte, ma credo che inizierò con la domanda che ci tormenta ormai dallo scorso anno. Riusciranno gli altri piloti a fermare Max Verstappen? È quello che sperano, e per certi versi lo speriamo anche noi. Non è il massimo assistere al dominio di un solo pilota o di una sola scuderia per l'intera stagione, come è successo l'anno scorso o negli anni precedenti in questo sport. Riusciremo oggi ad assistere a una gara combattuta tra due, tre o magari quattro piloti? Non ci resta che incrociare le dita. Andiamo, vediamo che succede. Sei in fondo alla griglia di partenza. 5. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. 5 giri, mamma mia, dall'ultimo posto. Qui dobbiamo passare. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Io lo passo, via, 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 via. Ok, bel sorpasso. Bello. La 14esima. Ok Charles, il motore è davvero molto caldo, proviamo a tenerlo più fresco. Come cazzo devo fare? Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare.
Ben fatto, hai raggiunto l'obiettivo, ottimo lavoro. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Non fare passare. A prendere quest'altro. Mamma mia, adesso passo. Giro, dai, ultimo giro. Ok, distanza dal compagno di scuderia 4,7 secondi. Avevo 11esimo. Peccato, 11esimo. Vabbè. Checkered flag. Avrei dovuto vincerle tutte. Pilota del giorno Charles Leclerc. Fantastica corsa e fantastico Sergio Perez che ci ha regalato un'incredibile fantastico, vittoria. Veramente. È sempre bello iniziare la stagione con peccato. Una vittoria. Si parte un altro giro li prendeva. Lo so, però purtroppo ho sbagliato la qualifica. Partire con il piede giusto ed esattamente così che non mi piace rifare oggi. Le cose, quando sbaglio sbaglio, sti cazzi. Mi rifarò. Tanto non è questa in la questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Perez primo. Tanta roba. E si vede Alonso sul gradino più basso. Aston Martin che ancora tiene. Chissà. Chissà se terrà tanto. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima. Ho fatto il giro veloce, quindi avrei pure vinto se fossi partito davanti. E vabbè, andiamo. Iniziamo con un leggero ritardo rispetto agli altri. 5 a 6 per Carlos Sainz. Vabbè. Abbiamo aumentato tutto, tranne la concentrazione. Aia la concentrazione. Quindi abbiamo ottenuto il 50%.
Buono. Siamo al 51%. Specialista di produzione. In pista, questi sono tutti i punti che abbiamo fatto. 59esimo, posizione globale. Sono salito di 8.528 posizioni. O forse sono i punti quelli. Carriera sfide. Tentativi illimitati. Io ho fatto 8.216 punti, non sono tantissimi. Va bene, questo lo facciamo domani, ragazzi. Domani facciamo questo. Adesso usciamo da qui. Adesso si apre il 7, questo è il 14. Ogni settimana c'è un episodio nuovo. Va bene. Adesso torniamo in classificata, ci facciamo qualche classificata. Se vuoi io ci sono, Tieniti pronto, ti dico quando entro. Ok. Hey. Mettiamo sti potenziamenti. Usa. E questo lo possiamo smontare. Poi Vortex 214, usiamo. 222, 230, 238, usa. E questo lo smontiamo. Poi 210, lo potenziamo. 218, niente, ancora più forte quello. Resistenza gomme, mettiamo questo. Usa. Questo lo possiamo già smontare. E basta. Pronto? Vai. Vai, entra pure. Allora, vuoi giocare con un livello di licenza inferiore? Vai, unisciti alla lobby. Che hai messo? Fai nuovo oppure... Mostra lobby, Lallo, dove sei? Unisciti alla lobby, fai. 23 secondi e si parte. Ci sei? Sto entrando in una lobby adesso. Ancora niente. Pro 2, niente. Dove sei? Dice partecipa alla sessione con lo schermo in caricamento. Dai, sta partendo, dai, siamo pure tanti. Dai. Se non entro quinta. Abbandono. Mannaggia. Di nuovo, vai. Proviamo. 3, 2, Vai, sono già partito io. Vediamo chi c'è. Mostra lobby. Eccoti qua. Mi sono fatto una livrea intrigante. Ah, beh, allora... Adesso se stai dietro te la mostro. Ma dietro ci starei te forse. Punto esclamativo ruota, ragazzi, segnatevi per la ruota che più tardi la giriamo. Clicca sul link e registrati, puoi vincere una PlayStation 5. E mandami tutti i dettagli che tra poco metto il messaggio. Ma siamo solo in 4. Dai, facciamolo. Facciamo sto podio in Belgio. Mi servono punti.
Ce l'hai l'assetto? Certo. Vai. Tu non ce l'hai ancora? Ancora no, mi servono le ali e le trasmissioni. 15-0. 20-25-100. Andiamo. Poi c'è un po' di via. Via. Aibino dice ciao a tutti. Ciao, oh, bello. Detto cordolo, no, che palle. Aibino, oh! Dice non so se è un problema della mia linea oppure la qualità visiva della live non è il massimo. No, ma la colpa mia, è colpa mia. Ma perché mi fa sta roba? Perché? Ma farò pochissimi punti per colpa di sta roba. Quarto, mamma mia, che schifo. Che schifezza. Vabbè, adesso vuoi guardare la mia livrea. Che palle, quel cordolo mi ha fatto girare completamente. Io ho squadrato tantissimo. 49. Alla fine del secondo settore io avrò perso 3 decimi. Parte? Andiamo. Oh! Minchia, l'allo. Ma pure verso l'ala, mannaggia. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Facci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Non lo so, non può sopportare altri danni del genere. In giro. Vai, sono a due. Madonna, così perdo punti. Per una lobby di merda. Ok,
Io c'ho pure l'ala rossa. Tu blu rossa e io giallo. Beh, non solo mi sono girato, ma mi sono pure spaccato l'ala dopo. Cioè, girando, ho preso pure il muro. Se continui a prenderti quei rischi, metti a repentaglio la nostra strategia. Concentrati. DRS ora attivo. Da quello non lo prendo più. Corriamo normalmente e vaffanculo. Contraccolpi che dà. Dai, siamo a 3 avvertimenti ci ho preso. È un negativo così. Certi cordoli che sono assurdi. Oh, ti è girato. Madonna, posso vincere? Bandiera verde. Che la posso vincere, questo è scarso.
Comunque anche no. Solo la tuta rossa fa molta differenza tra alla tuta e alla normale. Quello sto perdendo troppo per la tuta. Ultimo giro, spingi! C'è la vita a prenderlo, mannaggia. Possibile prendere. Un altro giro lo passavo. Va bene. Secondo, un secondo e due. Arriva Lallo, arriva anche Patafrost. Speriamo che ho preso i punti. Ok, ti stai portando comunque a casa un trofeo, ma fidati, è uno di quelli che tra qualche anno odierai. L'unico trofeo che conta davvero è quello che danno a chi vince la gara. Che ha fatto 0 punti. 0? Sì, 0. Andiamo io. 8 punti. Sono ancora terzo. Nonostante non abbia preso avvertimenti, conta più la posizione. No, no. Contano gli avvertimenti. Tu hai fatto secondo e 3 avvertimenti. Io ho fatto 4 avvertimenti. Avvertimenti. Allora la posizione conta molto di più. Io avrei dovuto prendere 20-25 punti. Obiettivi fatti. Cosa abbiamo fatto? Guida per 25 miglia. Questo l'abbiamo fatto. Mettiamo altro. 5 giri puliti. Andiamo al garage. Contratti. Va bene. Sei? Aspetta un attimo. Dai che devo recuperare. Vai. 34 punti. Vai, vai. Cerca. Mi servono 34 punti. Dove sei? Non ti vedo. Eccoti. 34 punti. Speriamo di essere di più stavolta.
Siamo 10. Allora, devo arrivare sul podio e finisco un obiettivo per un fornitore. E prendo un po' di punti. Mi raccomando in curva 1, No, perché io ho visto, come si chiamava, il primo. Avevo superato in partenza, poi ho visto che ha fatto un dive bomb per riprendersi la posizione. Allora ho fatto un incrocio. E però tu stai andando a Non si può mettere l'assetto qua. Sì, si può mettere. Oddio, è vero. No, non si può. Non si può mettere. No, è strano. Ma le mettiamo, poi ho finito 3, 4. Io metto 4. 4, via. Modifico subito il differenziale e l'aerodinamica. Vado differenziale. La dinamica non va indietro in qualifica. Ma quanto vanno forti questi? Ah, l'ho persa. Ah, ma sì, devo finire la vita per ricordare. Lo stiamo forte. Joflatic dice: ciao Rafa. Ciao Joflatic. Joflatic dice: ma quindi alle 17 esce il gioco per tutti? Oh. Ah. Guarda. Vabbè, quarto. Va bene. Ho usato troppo l'ERS nel primo settore. Nel terzo sono rimasto senza. Ivy no. Dice: esce la cacata per tutti. Ah. Joflatic dice: Rafa, mi dai i poteri per un giorno su DS. Per fare che? Per farti espellere? Joflatic dice: no, per espellere Freccia. Addirittura. E poi rimani senza team, te lo dico. Tu mi hai detto di no a me, quindi non vedo perché. Mi hai detto di no. E poi spelli Freccia. Joflatic dice: faccio la Auroski team. Lallo Sbarallo Auroski team. Dice: Auroski ban. Auroski team potrebbe sgravare. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. No, sì, non si fa un cazzo. Ah, posto. Ah no, ma non ci sono le collisioni. Che bello. Quanto sei partito? Sono partito un pezzo. Joflatic dice: e solo per il primo giro. Solo per il primo giro non sono le collisioni. Ah,
Sto laggando io tantissimo. Sarebbe bello se adesso... Buona partenza, ottimo lavoro. No! Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Ho crashato. Vai, c'è. Sei crashato? Ho crashato da lì, da tutto. Adesso tranquillizzo. Sono quarto, quindi brutto brutto. Vado avanti la paduata. Tira veloce. Allo sparato. Mamma mia, che cambio di traiettoria che mi ha fatto questo. Il capo sull'erba. Poi qualcuno si ammazza. E che cazzo, sono lì con il fratello. Sempre nello stesso punto. Mamma mia. No, guarda questo. No, ma come se fosse illecito. Fa attenzione al sottosterzo mentre segui la scia della vettura di fronte a te. Cerca di sorpassare al più presto. Dai, forza!
che fai? Io uno fuori. Sì, ma questo non mi può spingere fuori. Ok, via libera. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Tutti devi? No. Guarda questo. No, vabbè, ma guarda questo. Devi butta fuori. No, non lo posso fare. Basta. Ma io lo butto a fare. Ah, questo devo fare un vicello. Quello del secondo, ma guarda come gioca, cioè. Mi chiudo tutte le porte. Perché così. Adesso c'è quello del secondo. Sì. No! Ma ci credo. Capolavoro, due auto in un colpo solo. Bandiera verde. La gente, mamma mia, non sa giocare. Vittoria rovinata, ma una cosa... Ho vinto io? Sì. Pazzesco, ho vinto io. Avevo più passo di tutti. Quindi... Un ringraziamento speciale a tutti gli haters, questa vittoria è per voi. Un ringraziamento speciale a tutti gli haters. Questo è per voi. Bella vittoria! Vittoria! Ah. Vittoria! Complimenti, ottimo lavoro! Gara. Devi imparare a guidare con casa. Più attenzione, però. Mi fatto è fondamentale. Alla fine avevo vinto. Che grande vittoria, ragazzi! Che vittoria! Che vittoria! La vittoria! La vittoria! Più fortunata di tutto il classificato. Già! Ah. Quanti punti? 46, secondo! Ce l'ho fatta, via, ultima sfida, poi me ne devo staccare. Ah, no, ultima e poi devo fare la ruota. Quanta gente si è iscritta alla ruota? Che grande vittoria, vada. Che grande vittoria ci voleva. Questa grandissima vittoria mi porta al secondo posto. Devo accedere. Andiamo. Sabuola. Obiettivi. Oh, ho fatto un bel po' di obiettivi. 2.
10 settori puliti. Attivo il DRS. E questi li abbiamo fatti. Poi andiamo al garage. Un nuovo oggetto, un contratto, niente, vabbè. Ci sei? Vai. Comunque sei stupido tu, te lo dico. Che quello ha preso 3 secondi. Non devi più lottare con lui, hai vinto già. Tu invece ci sei andato a infilare, così ti buttava fuori. Dove sei? Non ti vedo. Non ti vedo. Non ho fatto entrare. Mi provo. No, esco io. Prova. Sto uscendo. Niente. Dai. Di nuovo, via. 11 di alla Loppi. Dove sei ancora? Non ti vedo. Siamo... Lallo sbarallo. 12. No, quanti secondi ti mancano? Quanti secondi? Allora, qua mi ha fatto entrare in una lobby in cui ci sono solo io. Rimani lì, fermo. Quanti secondi mancano? Non è ancora iniziato il timer, sono solo io. No, però aspetta. Il crossplay è disabilitato. Esci e rientra. Sto riprovando ad entrare. Andiamo. E allora? E niente, mi ha fatto rientrare in una lobby. Ah, esce ancora e rientra. Io sono 52 secondi ancora. Riproviamo. È tutta gente. Ecco, stanno entrando quelli da PlayStation. Lallo, eccoti qua. Eccoci qua. Stavolta bisogna vincere. Sì, domani. Alla stessa ora. Quanto stai in classifica da te? Sono secondo nella categoria bronzo. Secondo in bronzo, quanti punti? 700. Io sono a 900 qualcosa. Sono secondo nella categoria. Ma tanto in bronzo c'è... sono... siamo 54 nel mio gruppo. Quindi i primi 27 passano in argento e gli altri 27 restano. Quindi basta arrivare in top 27. Adesso sto giocando classificata, così faccio gli obiettivi. In realtà non mi serve neanche giocare, in realtà. E poi per platinare F123 si arrivare in divisione, mentre l'unico trofeo in classificata è ottenere almeno una volta la promozione. Quindi basta che vengo promosso e per classificata ho finito. Ho capito. La cosa che è più difficile è che bisogna arrivare a valutazione 99 con un pilota. Piove, quindi sicuramente partiamo con le gomme. Detto Austria, trasmissione aerodinamica. 38, 25, 35, 50, 100. 8, 25. Poi? 35, 50, 100. Okay, fatto. Thank you.
No, non ci danno il lato. Ball position. Mamma mia, quanto sono forte, ragazzi, ma quanto sono forte. Mamma mia. Bastava stare dentro la riga sono bianca. Troppo forte, Lallo, sono troppo forte. Ah, buona cannonata in curva 1, allora. Ma quale cannonata? 5-3. Oh, 5-3. Sto calando sempre di più qui in Austria. Però se non sbaglio ho fatto 4-9 anche, può essere? No, 5-3 è il mio best. Piove, intermedio. Ma in realtà la soft mi sa che fa meglio. La soft? Non credo proprio. Sì, c'è un bug che ti fa andare con le gomme slick e vai più forte. Non è un bug quando non piove abbastanza. No, proprio tutto piove. Cosa? Giro veloce. Nice. 191 secondi. Bandiera blu. A posto, bandiera blu mi ha dato. No. Ma com'è che mi dà terzo? Sta la gamba, allora. Cioè, mi sono subito una cannonata laser. Oh, mi dà perso. Nonostante sia primo. Avanti. Oh! No, mi sto perdendo. Mamma mia. Ti hai registrato, Gianlu? O con Google o con qualcosa. Registro, quindi ora alle 4 faccio l'estrazione. Ah, è il sito. Oh! Tuo figlio della mignotta. Ha cannonato. Si vanno lentissimo rispetto a me, non li devo passare. Via, passiamo. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Questo l'abbiamo passato. Bandiera blu. Oh, bandiera blu.
sono quinto. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Tre giri puliti di seguito, gran bel lavoro, continua così. Posizione sei, Lallo? Sedicesimo. Cosa dicesi? Vabbè, è basso perché... Ultimo giro, dai. Un ringraziamento speciale a tutti gli hater. Questa vittoria è per voi. Ah, è finito un giro prima la gara. Eh sì, perché c'era il bug. E quello da un anche giro. Che pezzo di merda. Sì, si fa accesso, clicca su i termini. Prega di lei, siamo a posto. Okay. Fai indietro. Sei registrato? Ma alcune persone sono ancora in gara. In che senso? Eh sì, io l'ho doppiato. Quello lì che è arrivato prima. Pazzesco, che gioco. Ok, allora. Che gioco. Sei tu questo, sì. E io sono arrivato di poco. Da... Allora, torna nel messaggio WhatsApp e clicca sul link. Guarda la mia macchina. Ok, oggi abbiamo mancato l'obiettivo, ma d'altra parte l'auto è ancora in buone condizioni. E di Gonzales. Quanto mancano? 10 minuti per la stazione? 9. 9 minuti e giriamo la ruota. Quanti punti mi ha dato, mo? Vediamo se mi ha tolto punti. Minchia, meno 33. Tu meno 33, io 81. Sono nettamente primo e secondo. Il primo c'ha 700 punti in più di me. È dura da prendere. Ma mi basta arrivare secondo, eh. Obiettivo il secondo posto. Vai. Obiettivo secondo posto. E per ora ci siamo. Ne facciamo un'altra? Io non ce la faccio. Adesso io aspetto sti 8 minuti. Quanta gente si è registrata? Vediamo. Io ne faccio un'altra e basta. Vediamo quanta gente c'è. Devo recuperare meno 33. Ah, 14. Punti. Aspetta, mi segno pure io che tra poco si gira la ruota. Gira la ruota! Obiettivi. Quanti obiettivi sbloccati. Ci voleva. Allora, prossimi fornitori, mettiamo questa da 4.000, importante, completa 10 giri, questa è importante, e poi l'ultimo mettiamo obiettivo bonus, questo qua, tieni settori viola.
A posto, andiamo a prenderci il passpodio. Lo sponsor Atlantic abbiamo sbloccato. Lo andiamo a mettere sulla macchina. Sei nuovi aggiornamenti. Ma qua pezzi grossi sono arrivati. Allora, 218. Questo diventa 220. Dai. 220, questo è più 11 più 11 più 3. No, teniamo questo. Nettamente questo. Però. Questo lo vendiamo. Smonta. E uno è fatto. Poi 220. Segno contratto. Questo quando gli scade. Spine la gomma elevata. Facciamo così. Segno contratto, gomma media, ok. Questo lo possiamo smontare e questo. Allora, 23 di efficienza Hertz per 90 secondi dopo il giro veloce, 23 potenza motore, partenza sotto al decimo posto. Smonta, via. Allora, questo da 125 di peso, 23 di peso, questo non serve, 25 riduzione di peso, 60 dopo il miglior tempo nel settore 3, 23 dopo aver raggiunto il 10% di sulla gomme, no, questo qua, segna contratto. Questo si può smontare. Questo si può smontare. Questo si può smontare. Questo ce l'abbiamo. Compendio. Andiamo ad attaccare le figurine. La figurina di Leclerc e della Ferrari. Ce l'ho. Andiamo a personalizzare la nostra macchina con gli sponsor. Oh oh oh. Modifica. Decalcomanie sponsor. Quinto. Allora qua ci sta Centauri o Atlantic. Mettiamo Atlantic. Qua ci sta questo. Esattamente. Qua ci sta questo, va bene. Questo. Ah, tu sai che cos'è la zona vincente fan zone? I primi tre. Le prime tre? Sì. Che c'è un è la zona vincente della fan zone. Idea di cosa significhi? Io per i tre ho detto. Confermo modifiche, poi ci mettiamo Atlantic, no. Ci sta la CV, ok, qua che ci mettiamo. Mettiamo rosso. Confermo modifiche. Questo lo mettiamo rosso. Confermo. Centauri dietro. Ci sta alla grande. E poi CV qua ci sta alla grande. Col rosso però. Confermo. E questo col rosso pure.
Perfetto, la nostra auto è stata modificata. Ti piace la mia livrea? La MCR Francia. E andiamo a fare l'estrazione. Allora, concentriamoci sull'estrazione. Dov'è qua? Andiamo sulla ruota. Eccola qua. Allora, devo mettere qua l'obiettivo che mi manca. Dove cavolo è? Browser. Annulla, non è browser. Quale cavolo era l'obiettivo? Boh, vabbè. Andiamo con l'estrazione. Disattiva. Ho che non muovere il cellulare. 37 secondi, fanno così. 35 secondi e si gira. Vediamo chi sarà il Fortunatos. Dopo tutta la sfortuna in classificata. Vediamo quanti siamo ancora. Siamo 16. Gianluca è qua. Ciumbolo, Giovanni, Mirko, Mattia, Riccardo. Ci sono tutti. Andiamo. Via, si gira. Allora, oggi si vince. Anche oggi si vince. No, non devi fare niente. Anche oggi si vince la PlayStation domani. 50.000 punti. Vediamo un po' chi è che la vince. È il Pumas! E il Pumas, puoi girare la ruota, che posso girare anch'io. Andiamo a girare. Vediamo se riesco a vincere una 4060 Ti. Via. Si gira. Ah, me la sta 4060, che mi fa comodo. Fermati, preciso, vai. 5.000. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ok. Quanti punti ho? 42.600. Va bene. Rassuoli, termina la live. Io adesso faccio il ride, così vi mando tutti quanti a fanculo. E vi mando da, vediamo chi c'è collegato in questo momento. Andiamo con il ride di 3 spettatori. Vi mando da John90, che sta giocando a Farming Simulator. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera sul tardi se riesco, altrimenti domani pomeriggio alle 2. Ciao belli! ...1800 visualizzazioni totali. Posto. Normale che con il mezzo il rettilineo.
Io ci sono, eh? Marmotta sottolineatura caro, ha appena iniziato a seguirti. Thank you.